Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di Sette in Punto. Sono giorni veramente incandescenti, anche qui in studio ci volebbe un po' di ventaglio, come in tutte le vostre case. Ma sono incandescenti anche per l'attività dei vigili del fuoco, che con questa situazione ovviamente sono in massima allerta per la prevenzione di incendi, anche guardando un po' quello che sta succedendo nel resto del mondo, dalla California alla Svezia. E soprattutto alla Grecia dove ci sono state 87 vittime un centinaio di persone ferite, una situazione veramente impressionante. Abbiamo qui Fabio Datilo, il comandante, direttore interregionale dei Vigili del Fuoco di Veneto e Trentino Alto Adige. Buongiorno, buongiorno bentornato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati. Buongiorno, allora, situazione meteo incandescente per voi non significa soltanto controllare se è stato fatto il. Cammino. Biodivisa, ma anche ovviamente mettere in atto tutto un sistema di prevenzione e di informazione di cui facciamo parte anche noi oggi, cercando di comunicare col pubblico. E certo, noi ci troviamo a dover gestire gli incendi, i temporali, questo cambiamento climatico che mette in ginocchio il nostro paese, ma anche i paesi più vicini. Non è un caso se in Svezia c'è questo fortissimo riscaldamento che ha generato degli incendi, che ha costretto gli svedesi a chiedere aiuto alla comunità europea e noi abbiamo fatto la nostra parte mandando degli aerei della nostra flotta dei Canaderi. Ecco, due Canadair avete eh, mandato. Tra l'altro credo che dalla regia possiamo già cominciare a vedere qualche immagine, ma non solo lì, ci sono anche aerei della, delle flotte italiane anche in Grecia, due situazioni diverse eh, tra di loro, ma diciamo che l'Europa in questi casi è proprio unita. E quando la Grecia brucia e come un'influenza improvvisa prende questa febbre altissima, quindi questi incendi fanno danni assolutamente notevoli come è accaduto in Attica, in particolare nella zona prossima ad Atene dove un intero villaggio è stato spazzato via dall'incendio. Un villaggio costruito probabilmente non proprio secondo delle regole, chiamiamole, di natura urbanistica molto, molto corrette, ma non è, non è assolutamente improbabile di ripetere queste formazioni anche in altre parti della Grecia e anche forse anche qui in Italia. Ecco, infatti la domanda classica diciamo così e la preoccupazione che prende un po' tutti è proprio questa, un centro urbano, ci siamo pieni anche noi di centri urbani dove forse esistono quartieri o situazioni non a norma, potrebbe succedere anche qui? Sì, non si tratta di una norma, ma di una precauzione di carattere generale. All'interno di un bosco che non abbia un minimo di regolamentazione è evidente che vi è continuità di materiale combustibile. Quindi, costruire una casa e ipotizzando che l'incendio parta in maniera eh, del tutto casuale da questa casa, è evidentemente fermare quell'incendio all'interno della, della pineta o del, del bosco diventa assolutamente difficile. Quindi, vanno utilizzate delle regole elementari che servono a interrompere il fronte di fiamma e quindi evitare che da casa si trasmetta ad altre case. Già le case sono un grande carico d'incendio, se a queste ci aggiungiamo un, una foresta, una pineta, un bosco, qualunque esso sia, Evidentemente il pericolo cresce a dismisura. Infatti, vediamo qui anche dalle immagini. Non so se sia eh, questa la Grecia, penso sia quella della Svezia, in, in realtà, però anche lì vediamo che intorno c'è una situazione di fitta vegetazione, quindi un quadro abbastanza eh, analogo. C'è cioè una situazione che ovviamente non agevola lo spegnimento degli, degli incendi, eh, però. Si è detto anche che la Grecia, essendo stata in una situazione diciamo così, molto triste dal punto di vista economico, e direi che anche il nostro Paese, si può, si può fare questa considerazione anche per il nostro Paese, tagli, eh, risorse che magari mancano eh, e quindi un apparato di sicurezza che probabilmente era, era carente. Questo può aver influito o secondo lei eh, era una situazione appunto talmente esplosiva che non avrebbe avuto rimedio? Non sono così addentro a come è stato affrontato, perché queste cose vengano affrontate eh, lo studio di questi fenomeni viene fatto con calma, la ricostruzione in particolare, però devo dire che di sicuro gli incendi di Bosco non hanno strumenti per essere spenti in maniera facile. Bisogna agire molto, moltissimo sulla prevenzione. Quindi credo che Aver costruito delle case all'interno di un bosco e poi non aver fatto dei sistemi che, eh, affinché gli incendi non si propagassero, ancorché pare che molti di questi incendi siano di origine dolosa, eh, eh, anche, anche questo, questo è. Da è... Dire è un punto sul quale bisogna ragionare e non c'è nulla che possa fermare i piromani e nulla che ferma gli incendi se sono appiccati come sembra in 18 posti diversi, sembra uh, in attica, però al di là di queste considerazioni credo che bisogna giocare molto sulla prevenzione. Che e addirittura di carattere urbanistico, cioè decidere dove costruire le abitazioni e come poi realizzare dei fronti di frangifuoco, cioè dei, degli stradoni che permettono all'incendio di non propagarsi e ai soccorsi di arrivare con maggiore facilità. Sembra un po' il libro dei sogni, così come l'ha detta, credo che anche da noi sia, sia, esistano dei piani, ma sia un po' difficile andare caso per caso. E bisogna andare caso per caso e costruirla insieme ai comuni che sono l'ente territoriale competente così come la regione competente per gli incendi di Bosco e devo dire che egregiamente svolge il proprio mestiere anche se tutto è migliorabile quindi potremmo, potremmo fare delle cose ancora migliori ma uh, forse gli ascoltatori non sanno che in Veneto la pericolosità degli incendi maggiori, l'indice cosiddetto, avviene nei mesi invernali quando la stagione è fortemente secca, la natura ovviamente eh, fa, fa sì che le foglie cadano in maniera secca e il sottobosco si riempie di materiale combustibile e quella è la stagione in cui il bosco è più pericoloso. Ma contestualmente in quella stagione non ci sono gli inneschi fatti dall'uomo non ci sono i gitanti della domenica, non c'è quella cultura come dire, superficiale di trattare la natura come se fosse casa mia e quindi bisogna invece che soprattutto nei mesi estivi i gitanti si ricordino di avere il massimo rispetto per questi boschi perché sono così belli e dobbiamo mantenerli così belli rispettandoli. Ecco, lei prima ha fatto un discorso appunto generale spiegando uh, in maniera molto veloce come funziona la prevenzione incendi. Vuole spiegando invece in maniera un po' più approfondita, cioè come funziona questo, questo meccanismo? Perché noi abbiamo visto tutti, c'è stato eh, l'accorpamento della forestale con, con i carabinieri, ci siete voi, c'è la protezione civile. come funziona questo meccanismo? Direi che eh, in questo caso si parla di prevenzione degli incendi che era già del Ministero dell'Agricoltura, poi devoluto alle regioni con la riforma dell'articolo 5 della Costituzione. Quindi sono le regioni ad avere in mano come dire, il pallino, lo Stato funge eh, come dire, da... Uh, in ordine superiore nel momento in cui la Regione non dovesse farcela solo negli spegnimenti, soprattutto per la componente aerea, perché ovviamente negli, nello spegnimento degli incendi esiste... Un centro operativo per gli incendi che viene gestito a livello romano che trasferisce questi canadero, questi elicotteri, secondo un piano prestabilito dalla Presidenza e Consiglio. Ma al di là di questo, poi il corpo forestale locale, cioè regionale, si giova di professionisti e di molti volontari che conoscono anche i territori e i boschi e in sede preventiva possono girare all'interno dei boschi per evitare che questi incendi vengano appiccati e soprattutto che vengano tempestivamente segnalati prima che si eh, tramutino in quei grandi fronti di incendi che abbiamo visto nelle immagini. Lei prima ha detto il Veneto è virtuoso da questo punto di vista nel quadro nazionale. Sì, il Veneto è virtuoso in quanto ha completato la sua devoluzione, ha fatto eh, della legge nazionale eh, come dire, eh, esperienza positiva costituendo il proprio corpo forestale. È evidente che però essendo anche i vigili del fuoco fortemente presenti sul territorio, stiamo sviluppando con la Regione delle, degli elementi di pianificazione congiunta che sono stati oggetto di una sottoscrizione di un piano per cui... È evidente che con un'unica regia far lavorare più forze insieme va bene, va sempre meglio. la strategia va meglio per migliore tutto, va ovviamente, per anche perché appunto, penso che poi sul campo siete molto più uniti che no, sulla sì, carta sostanzialmente? Sì. C'è un distinguo da fare perché si chiamano incendi di prossimità quelli dove ci sono gli incendi di bosco prossimi alle case e quelli in questo quacervo di norme eh, come dire, complicate sono ancora dei vigili del fuoco. Quindi gli incendi vicino alle abitazioni sarebbero dei vigili del fuoco, gli incendi di bosco tucur sono invece delle regioni e questo sistema invece si può superare attraverso un Dialogo continuo, una sala operativa che funzioni in maniera eh, con dialogo diretto continuo fra vigile del fuoco regione e altri enti come i carabinieri per i parchi per i parchi dello Stato, come ce ne abbiamo qui in Veneto, e quindi ragionando insieme, seduti su un tavolo unico, si può fare sinergia, che è la cosa che ci si aspetta da questo Paese. E l'altro versante, abbiamo parlato del Veneto, il Trentino Alto Adige, che è comunque un territorio, tra l'altro, che ha eh, una conformazione molto particolare da questo, da questo punto di vista, come, Sta il, il Trentino Alto Adige sotto il profilo dell'indice di, per, di pericolosità è direi molto simile al Veneto, per cui le montagne sono contigue, i boschi sono contigui. Però ha un'organizzazione di protezione civile autonoma, essendo una regione autonoma e in questa regione operano due province autonome che si sono strutturate con forti dosi di volontariato vigili del fuoco e con una componente professionale un po' più limitata. Però sugli incendi di bosco hanno una struttura completamente autonoma, anche se si interfaccia con la nostra nelle zone di confine. Gli incendi di bosco che hanno quasi sempre una matrice umana, immagino. Sì, sugli, sugli incendi di bosco fulmine, cioè... sì. Beh, le cause naturali ci sono, ma spesso sono le più limitate, soprattutto nella stagione in cui l'indice di pericolosità è minore. Quindi la causa umana, che sia dolosa o che sia colposa, normalmente deve essere presa in considerazione. A livello nazionale l'anno scorso si è ragionato molto su quali potessero essere le cause degli incendi dolosi e alcune considerazioni sono state fatte perché oggi non si può facilmente sottrarre eh, un bosco lasciandolo poi eh, per le costruzioni, che era uno dei motivi per cui ad esempio in talune regioni del centro e del sud venivano appiccati gli incendi ai boschi ah, per renderli sì, sì, certo. libere da eh, vincoli di edificio per poi urbanizzarli. <ride> Oggi c'è una legge nazionale che sterilizza quei territori per qualche decennio, quindi eh, non, non, sono, non sono appetibili. Però vi sono tanti piccoli sottoeffetti, ad esempio, si potrebbe appiccare un incendio in una discarica abusiva che sta in un bosco per poterla nascondere o per poterla distruggere, e questa distruzione non solo arreca danno per, per, per il bosco, ma genera anche gas e prodotti che sono tossici. Oppure vi è il semplice controllo del territorio per dimostrare che la guardiania viene fatta da qualcuno e quindi l'imposizione della guardiania fatta da altri può generare queste vendette come dire, trasversali dove l'uomo con la sua mi permetta stupidità riesce a distruggere. Anni di... Se stesso alla di, fine, perché quelli lì fanno l'ossigeno e, eh, e quindi esatto. senza ossigeno. Tant'è che è stato molto impressionante anche questa, questa notizia delle alluvioni poi no, in, in Grecia subito dopo questi incendi, perché pare che questo polviscolo sia stato talmente eh, potente che si è generato che ha, ha, di fatto si è trasformato in una perturbazione sopra la città. Ora, come si è sviluppato il temporale, francamente non lo so. Di sicuro con le stagioni calde, le stagioni calde lo vediamo qui in Veneto, generano una forte evaporazione dell'acqua marina che trovando sugli stati alti eh, del freddo è facile che poi si ricondensa e piove. Ci sono fenomeni di diversi tipi. Che normalmente chiamiamo tornadi, in realtà eh ci beh. sono diversi, diversi tornadi, cicloni, piccoli temporali, il fenomeno del Down Browst, che è un, un, uh, un, uh, una pioggia molto verticale. Chi si ricorda quando vi fu un, uh, a San Giuliano a Venezia quasi un concerto inondato da, da, sì. da questa pioggia? Ecco, più, più recentemente, Padova sott'acqua. Padova sott'acqua, Sott sempre in occasione dello stesso cantante. Eh, eh, che, che peraltro amo molto, che è Vasco Rossi. Evidentemente, evidentemente ci sono alcune, alcune delle, eh, di, di, di questi cambiamenti climatici che generano forti rilasci di energia, che si generano poi con forti piovaschi e velocità del vento così elevate. La settimana scorsa abbiamo avuto a Padova 110 km di vento per oltre 10 minuti. Cosa che questa città non si ricorda, quindi statisticamente sono fenomeni nuovi che vanno poi ascritti per poter ripianificare meglio le cose. Ma ci ho premesso: in Grecia se è accaduto questo, bisogna sempre ricordare che se l'incendio brucia gli, i boschi, i boschi con le loro radici trattengono i pendii e se invece l'acqua riesce non a ruscellare ma a penetrare negli strati più profondi si porta via il terreno. Questo è un fenomeno che vediamo. Che va a finire che distrugge tutto quello che c'è sotto, insomma, che vediamo anche comprese. nelle nostre parti. È una situazione che appunto penso sia giusto attenzionare. E mi sembra che le criticità. Da affrontare non siano, non siano poche, a cominciare un po' da un, forse una necessità di omogeneizzare il territorio nazionale a, a una regola abbastanza, abbastanza simile, già, eh, perché poi, già. appunto, poi ci si lamenta mm. che costa questo, costa quello. Abbiamo visto i costi anche di cambiamenti che sono stati fatti proprio nel, nell'organizzazione del vostro settore, forse tentare di dare un'omogeneità. Eh, Prendendo già, noi, il Veneto a modello, come sempre. Noi vorremmo avere anche più risorse, questo è evidente. Chi eh, non vorrebbe avere risorse? Ogni tanto vediamo uomini, le proteste dei Vigili del Fuoco che mezzi e uomini di fronte a un cambiamento climatico così diventano veramente. E noi, noi di sicuro appoggiamo certe richieste, non certo quella di, di diffondere la paura nella gente, perché la nostra struttura è ancora sana anche se, come tutte le cose, ha bisogno di rinnovarsi e di avere maggiori risorse dedicate, soprattutto perché più compiti vengono dati ai vigili del fuoco e con le stesse risorse spesso facciamo più fatica a doverle amministrare. Però quello che mi preme dire è che c'è già una legge nazionale nuova sulla protezione civile che affida ai singoli comuni. La pianificazione di protezione civile Tukur di cui fanno parte le frane, fanno parte i terremoti, fanno parte gli incendi di bosco, fanno parte tutti quegli eventi che sono statisticamente da prendere in considerazione per quel territorio e i vigili del fuoco in questo diventano il eh, dominus del soccorso tecnico urgente, finché c'è pericolo di vita per le persone a coordinare le azioni di soccorso devono essere i vigili del fuoco. Che e questo ricordo. è la legge? È già questo. quando c'è stato il terremoto ad Amatrice non era, non era così, insomma c'erano de delle... Diciamo che ci sono spinte a, 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 a dover governare dei sistemi, eh, ma poi ovviamente... Eh... Ex posto vengono fuori delle responsabilità. Ora il legislatore è stato piuttosto oculato a dire di chi sono le responsabilità. Ma è, in ma Giustamente in un primo anche è il modello dei sindaci ed è nato dalle diverse emergenze che si sono create esatto. sul territorio. Esatto. Cioè, alla fine purtroppo a detta legge sono gli errori che si commettono di emergenza in emergenza. Si cerca ma un i po sindaci di lo sono già dal 1992, l'autorità di protezione civile. Talvolta ci si dimentica di, questa, di questo pennacchio, ma è un pennacchio che hanno e che quando poi capitano gli eventi come dire, indesiderati, i giudici si ricordano. Eh, esatto. È evidente che bisogna far crescere una cultura della prevenzione attraverso la pianificazione delle emergenze affinché queste poi possano essere pian pianino applicate per soddisfare la popolazione. Fra questi procedimenti i piani di emergenza devono avere anche un passaggio. Culturale attraverso il gradimento della popolazione. Che non è un gradimento populistico, ma è un gradimento perché la popolazione conosce meglio il proprio territorio e con deve conoscere bene quali sono gli elementi di autoprotezione in caso accadessero questi eventi. E ritornando alle immagini, se la gente conoscesse i, i tempi di propagazione di un incendio di bosco, come è successo in Attica, e si precipitasse subito senza attendere di portare via da casa. Le cose preziose o di essere sicuri di averla messa in sicurezza, eccetera, e si precipitasse su una via di fuga e quindi per essere in qualche modo al sicuro. Con questi senza ritardi probabilmente il numero di vittime sarebbe stato più basso. Mamma mia. Eh, infatti eh, mi sono venute in mente un sacco di domande da, da farle. Comincio da questa che riguarda proprio cosa c'è intorno ai nostri boschi, perché ci sono dei, dei sistemi che noi eh, magari non notiamo, non sappiamo, ma in linea di massima, almeno nei nostri territori, esistono dei sistemi di protezione di, su larga scala. Beh, diciamo che c'è distribuita intanto molta acqua e grazie al cielo quindi lo fa, lo fa in maniera naturale perché ci sono dei laghi, ma soprattutto abbiamo dei boschi che sono fortemente frequentati anche da, da parte de, de, di coloro a cui è affidata la prevenzione. Non abbiamo dei boschi così immensi come possono essere quelli del Canada o in alcune zone dell'Europa eh, a nord senza che dentro vi siano delle abitazioni. Quindi c'è sempre la possibilità di conoscere, di conoscere bene i territori, c'è una buona viabilità. Ma a prescindere da questo bisogna eh, pensare di avere dell'acqua, bisogna pensare di avere un, una viabilità che significa arrivare per i soccorsi e scappare in caso di emergenza, bisogna avere dei sistemi di rivelazione che ce ne sono di diversi tipi. E oggi, poi, anche a livello satellitare, più, i più moderni adesso anche per capire l'andamento dell'incendio sono i droni che possono andare senza avere pericolo. Perché so che ci sono un sacco di aziende che sono nate anche proprio per il monitoraggio del, dell'ambiente e della navigazione, è un settore in forte sviluppo. Ma soprattutto dei mezzi che misurano l'umidità relativa dei boschi, che è un forte indice di pericolosità nel caso in cui un incendio dovesse appiccare. Ci sono queste. Sì, sì, assolutamente. La forestale, intesa in termini preventivi, non dei pompieri forestali, ma la forestale ha fatto un grande lavoro regionale, tutto è migliorabile, bisognerà ovviamente far, far sì che queste, cose, che queste cose si migliorino anche in termini di prevenzione ma di sicuro in questo territorio anche la regione ha fatto la parte sua e finora eh, toccando tutti i ferri eh, esatto. di questo mondo eh, le, statistiche, stare un po con le statistiche, statistiche perché, ci danno ragione ecco anche perché appunto come sempre eh, quando si parla di una cosa poi c'è cioè, a parte il tentativo di emulazione che diciamo che <ride> è un grosso rischio per chi fa informazione parlando sempre di questi, di questi argomenti e anche di altri argomenti Beh, ricordo che i reati una volta riconosciuti di incendio di bosco, sono fortemente puniti dalle leggi penali italiane molto di più degli incendi. Mi pare che, che, che sia il doppio della pena rispetto a chiunque appicchi un incendio normale, cosa che effettivamente essendo un bene pubblico eh, ritrovo, trovo assolutamente corretta. Poi volevo chiederle un'altra cosa, perché voi noi vi conosciamo a sirene spiegate, sostanzialmente operativi nel mezzo dell'incendio, salvataggio delle persone, in tutte le situazioni eh, più varie dove è necessario appunto l'intervento in emergenza. Ma molta parte del vostro lavoro è poi nelle, nelle case, nelle aziende, in quella rete urbanistica, in tutte quelle commissioni che servono poi nella pianificazione. Quindi avete anche un ruolo dietro le quinte che è altrettanto... Altrettanto importante. È un ruolo e che, che è quella cosa che lei stava dicendo: cioè quella cultura, quella diffusione che poi deve toccare i singoli individui. Certo, è un ruolo molto meno televisivo, perché è un ruolo che si fa negli uffici, si fa nelle piazze, si fa nelle fabbriche, che è la prevenzione. La prevenzione solitamente non ha per fortuna gli onori delle, della cronaca perché evita i morti evita gli incidenti e quindi di solito oh, chi vive nella Pax non, ha, non, ha, non fa notizia. Però la prevenzione è molto importante. I vigili del fuoco, oramai da 100 anni in Italia, hanno la prevenzione, oltre che il soccorso, che è un sistema virtuoso, per cui conoscendo gli incendi si sviluppano le metodiche per prevenirli. È, è, ed è uno dei pochi paesi in Europa che sviluppa sia la prevenzione che il soccorso e questo la dice lunga questa, 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 questo metodo ripeto oramai quasi, che ha quasi 100 anni perché il nostro è il paese in cui il numero di incendi rispetto il numero di vittime negli incendi rispetto alla popolazione è il più basso in Europa e anche l'effetto eh, 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 dannoso in termini di quattrini è il più basso rispetto al PIL degli altri paesi europei. Ma insomma, e guarda, questo, ci si apre un po' il cuore, dice, insomma, in qualche classifica. Riusciamo a scalare qualche siamo, siamo in alto, bravi, Siamo bravi per fortuna. Anche qui, però, ovviamente, la sicurezza deve trasferirsi come cultura a livello già delle scuole e bisogna farla a livello delle scuole elementari, medie, superiori e universitarie, perché la cultura della sicurezza è quella cosa che dà in più la sensazione a ciascun cittadino di poter sapere quando vi è un pericolo vero e di potersi mettere in salvo da solo. Faccio sempre un esempio. Che avviene in Olanda, in Olanda il pericolo maggiore è la rottura delle dighe perché sì, l'Olanda si chiamano Paesi Bassi ecco, ai bambini a scuola insegnano a nuotare vestiti quindi li buttano in piscina vestiti con gli stivaletti perché in caso di rottura degli argini loro devono essere capaci di nuotare vestiti ecco, credo che se noi facessimo una cosa così dall'oggi al domani in Italia tutti i genitori sarebbero contrari, invece credo che sugli incendi, sull'uso sull delle attrezzature elettriche che in casa sono diffusissime. Sull'utilizzo del gas in casa, che oramai è un patrimonio, sulle caldaie che devono essere pulite, sui caminetti che possono generare incendi e quindi anche intossicazione di ossido di carbonio, bisogna sviluppare una cultura assolutamente capillare perché lì noi non faremo controlli, perché i controlli li facciamo nelle fabbriche più grandi. Assolutamente, cioè, ovviamente ognuno di noi alla fine è un piccolo presidio eh, di protezione civile, di, di, cioè, diciamo esatto. così. Eh, perché deve tenere a bada la sua casa, controllare che non ci siano dispersioni elettriche, che non si inneschi un incendio perché prima di tutto va a fuoco il nostro patrimonio, il nostro patrimonio. e poi ovviamente questa cosa Ed è terribile ricadere. vedere una casa in dieci minuti distrutta da un incendio. Eh. Che voglio dire, io prima della trasmissione glielo ho chiesto, ho fatta questa domanda, ma mi ha rassicurato. Ha detto stiamo notando un sacco di abitazioni, in realtà, dove si sviluppano incendi. Lei dice che. No, statisticamente la media non ci dà delle, delle, degli, degli aumenti, dei picchi. Di sicuro vi sono degli aumenti di trasmissione delle notizie, questo, eh, infatti, certe questo... volte siamo noi che diamo la percorda. Ma non solo voi, credo che ormai i, la percezione i, i, i di social media, inseguenza. Però, in insomma, media, cerchiamo di rimediare, dando anche voce a chi poi mette ordine alle, alle nostre notizie ecco eh, ma non mancano tanti minuti, 5 minuti circa volevo farle due domande la prima è appunto abbiamo questi incendi, poi abbiamo queste bombe d'acqua come down blast, tornadi situazioni così e un sistema che forse ancora non è allineato a queste, a queste nuove emergenze. Questo è un interrogativo che sta muovendo anche qualcosa all'interno dell'ingranaggio di, di comando, diciamo così, regione, protezione civile, vigili del fuoco, sì, sì, noi, forestale. Noi abbiamo aperto un tavolo di dialogo con la regione che è una delle autorità di protezione civile, poi vi sono i sindaci, vi sono le città metropolitane. Noi siamo invece la forza eh, per eccellenza della protezione civile, cosiddetta componente fondamentale. Ma noi come componente fondamentale ci dobbiamo rapportare in termini di prevenzione. Per far questo stiamo elaborando delle linee guida affinché i comuni facciano in ciascun comune non diverso dall'altro piano d'emergenza ma ciascun comune abbia un piano d'emergenza che si lega col comune vicino come se fosse un puzzle i cui bordi sono perfettamente allineati e questo è il compito nostro e della regione e ci stiamo lavorando alla cremente anche perché le province ormai non hanno più in questo momento le province sono in una fase transitoria perché la legge parla di poter dare a delle zone territoriali, cosiddette circoscrizioni, poter dare delle, delle, delle competenze. Credo che questa regione sia intenzionata a dargliele, ma al momento voglio dire siamo ancora in un limbo con le province, anche se sono state nel passato un, una forte risorsa di queste regioni, basta pensare. A, a, anche se eh, non, non tutti gli interventi andarono a, a, a lieto fine, diciamo alla parte del, del, di Bovolenta quando venne Il, sì, quando Lugione, a, a, a quell'alluvione, del... ma a, di sicuro la provincia fece la sua parte, così come i vigili del fuoco, così come la regione. Ma non era sufficiente a, 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 Adagiamo, alle aspettative la della popolazione. È, terrificante, lì c'era un episodio, appunto, sì. neanche ho mai visto prima, fortunatamente. ma anche a Vicenza, anche a Vicenza certo mm. Senta, eh, visto che molta gente starà facendo le valigie per andare in montagna in mezzo ai boschi, cosa possiamo consigliare? Un po' di precauzione? C'è cioè qualcosa che. a parte non lasciare accesi gli incendi, ovviamente, i fuochi? Beh, le precauzioni sono le solite, ovviamente: quelle di non lasciare accesi i fiamme, di non fumare per i fumatori in prossimità de, mh, dei boschi stessi o anche sul ciglio della strada, ma soprattutto quelli di guardare alla natura come se fosse una parte di casa nostra, quindi di avere quell'attenzione che va dal non lasciare la cartina a non generare pericoli inutili all'interno di, di questi boschi. Per i camperisti, eh, loro sono assolutamente molto diligenti perché conoscono bene queste cose, sono solo... Proprio eh, i gitanti della domenica che devono essere... E nel caso malaugurato mm. si sviluppi questo incendio perché lì sorge la paura, la fuga, anche la preoccupazione di dire oddio se mi scoprono. In questo momento i nostri boschi sono fortemente presidiati per mille motivi, non solo da vigili del fuoco, ma soprattutto da uh, tanti enti che controllano l'andamento delle persone che sono pratici del bosco è quello di avvisare per tempo le sale operative, formando il 115 in caso di incendio e dando le istruzioni con calma e aspettarsi che arrivino i soccorsi o aspettare le istruzioni affinché si possano mettere in salvo senza dover intraprendere diciamo, delle iniziative che possono mettere a repentaglio la vita di qualcuno. Grazie al comandante Fabio Dattilo, dirigente appunto direttore regionale del dipartimento interregionale dei vigili del fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige, l'ho detto tutto intero senza nemmeno sbagliare, grazie di esserci venuto a trovare questa mattina e di aver e tutti, condiviso con noi queste notizie e grazie a voi, noi ci vediamo come sempre domani, eh? non andiamo in vacanza, ci vediamo domani, arrivederci.